Bentornati su Facciamo Cinema. Una delle serie che sta spopolando in questo momento su Netflix è di sicuro La Casa di Carta parte 4, però ci sono alcune cose che proprio non hanno senso, che non capisco. E allora mi metterò da questa parte e voi di qua vedrete tutte le cose che ho da dire scritte su una specie di tabella. Cominciamo, la prima cosa che non mi torna è Gandia. Gandia, che è un assassino. Ha fatto missioni nel deserto. Ha un armamentario che nemmeno l'FBI dietro la stanza nascosta nel bagno del governatore. E poi non riesce a capire, addirittura glielo deve consigliare Palermo, che per liberarsi da una misera manetta debba troccarsi un dito. Cioè, lui non ci sarebbe arrivato da solo, dopo tutto quello che ha fatto, dopo tutta l'esperienza che aveva alle spalle. Questa cosa mi puzza molto, l'uso che viene fatto dei personaggi, il professore, ma che fine fa il professore? È assente per quasi tutta la serie e poi non è più lui, non ha più queste idee geniali. Si risveglia solo verso la fine, quando proprio capisce che c'è un modo per salvare Lisbona, poi ne parleremo, e allora lì offre tutto il massimo ritornando quello che è, ma ce ne vuole di tempo. Nel frattempo noi ci siamo già belli annoiati. Arriviamo a Lisbona. Lisbona che viene completamente snaturalizzata, non è più lei, sembra perdere tutta l'esperienza accumulata negli anni nel servizio della poliziotta. Per fare cosa? Diventare un burattino nelle mani di Sierra che per rispondere usa solamente il pianto. Basta, si piange addosso per tutta la serie. Argomento Nairobi. In 5 puntate, quasi 6, avete cercato di salvarla addirittura con un'operazione andata a buon fine, eseguita dai membri della banda, e poi muore. E allora, nella Casa di Carta il fenomeno, attualmente disponibile su Netflix, il documentario, si dice che comunque sarà una serie inaspettata, imprevedibile, dove può succedere di tutto, anche cose di questo tipo. Quindi mi state dicendo che per 5 episodi è stata tutta una grande perdita di tempo e basta. E poi c'è un'altra cosa che non mi torna, la rapina che non prosegue per niente. Solo in una scena si vedono i collaboratori di sotto nei sotterranei della banca che vanno avanti con la rapina, fondendo nuovi lingotti e basta. Non offre niente. Questa serie, infatti, secondo me, è solo una parte che deve collegare la terza stagione, quella dove è cominciata questa nuova rapina e quindi questa nuova avventura, che poi terminerà, penso quasi sicuramente, con la quinta stagione. Ma è ovvio, non ha più niente. O comunque molto da offrire, se non scene viste e riviste, personaggi uccisi che devono per forza essere sostituiti da altri personaggi che non arriveranno mai al loro livello, mai. Ma Palermo non è di sicuro non può essere un Berlino, come Manila non potrà mai essere una Nairobi, ma questo è chiaro, è un grande rischio questo di perdere personaggi molto significativi. Comunque si vedrà nella quinta stagione che a questo punto sarà quella finale. Io lo spero per salvare almeno questa avventura, questa storia. Comunque, voi che cosa ne pensate? Vi è piaciuta questa serie? Avete visto tutte le altre stagioni? Che cosa vi aspettate da questa quinta e forse ultima, secondo me, stagione che a quanto pare uscirà nell'estate 2021? Fatemelo sapere nei commenti. Lasciate un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanellina per non perdervi nessun video. Io vi saluto, ci vediamo prossimamente sul canale e ciao da Facciamo Cinema!